sclero. Mi siedo, c'era io il posto vicino al finestrino, altri due posti occupati da due sciure, madre e figlia, di cui la madre avrà avuto minimo 90 anni. Vabbè, pazienza. Inglesi, cioè, o almeno australiane, non lo so, parlavano inglese. Due vipere assurde. Cosa succede? Mi siedo, ero con la borsa di Madrid, grossa così. Ok. Lo zaino, che peserà almeno 30 kg. Il giacchettino di jeans. La felpa nera. La giacca nera di velluto grossa, tutto in mano, perché si muore di caldo in questo aereo, è il primo aereo che viaggio dove sto sudando come un maiale. Vabbè, tutte queste cose riunite qua, con le mie gambe, porca puttana. Vabbè, in più, il mio posto, perché io ho molta fortuna, sotto dove si mettono i piedi, c'era un coso di plastica grosso così, tutto sulla parte un po' sinistra. Quindi, oltre al fatto che le mie povere gambe e piedi non ci stavano, dovevo pure mettere il mio zaino, ripeto, grosso così, non ci sta neanche nella videocamera, sotto il sedile davanti, perché quello dietro, quello sotto di me anzi, cioè quello dietro, era già occupato da quello dietro di me. Quindi avevo solo quello spazio. Metto lo zaino sotto, tenendo tutte le altre cose prima elencate, così sbucavo fuori così. L'asciura già comincia a scassarmi il cazzo, dicendo che lei non ci stava, che la sua borsa veniva spostata leggermente più a destra e quindi le dava fastidio. E io le spiego in inglese, o almeno tento, e le indico quel coso di plastica che era, sorreggeva il sedile davanti, anche se in effetti gli altri non ce l'avevano. Oh, sfiga, che cazzo vuoi da me? Non è che ho pagato meno di te, brutta stronza, ho pagato uguale, quindi. E niente, rompeva il cazzo, sto zaino, ma che cazzo vuoi? Ok, finito questo. Cosa succede? A un certo punto ero al telefono che stavo finendo di mandare gli ultimi messaggi, sua madre mi dice di spegnere il telefono, cioè me lo dice lei, non me lo dicono le hostess, me lo dice lei. Io, sì, one moment please, ok? Neanche il tempo di andare sulle impostazioni, arriva una hostess, la vecchia la branchia e le comunica il fatto che io stavo usando il telefono a bassa voce, poverina, non pensando che la stavo pure sentendo, quindi sei stupida. Va bene, la hostess, che l'ho chiamata la hostess Hitler perché sembra un soldato, sembra la poliziotta di Madagascar 3, uguale, stesso concetto. E con tono cattivissimo in inglese mi dice di spegnere immediatamente il telefono e io un attimo, cioè sono ancora qui che non mi sono manco allacciata la cintura, che se adesso vola l'aereo e si schianta io sono la prima a crepare, perché sono l'unica sfigata che non ha la cintura allacciata e c'ha mille cose sopra e non mi sta cagando nessuno, aiutatemi. A un certo punto arriva l'angelo della mia vita, la hostess più carina e tenera che abbia mai visto, occhi azzurri, tintlin, così, ciglia finte ovviamente, capelli biondi raccolti con il fiocchettino rosso, così, fiocco, bello, intonato col rossetto rosso, smile, da qua a qua, che mi chiede se è tutto a posto. E io gli dico di no, perché c'ho lo zaino che non so dove mettere. Allora lo prende, lo mette sopra la cosa, insomma alla fine gli faccio scusa, ma è normale, e gli indico la cintura che sollevandola da chiusa se ne veniva via, cioè non bloccava, non teneva. Lei subito preoccupata mi dice, sempre in inglese, mi dice di andare in un posto più avanti. Ovvio, la guardo con gli occhi giganti, io, yes, please, help. Cosa succede?
scusami, noi prima abbiamo chiesto la possibilità di farci spostare più avanti. Perché questo? Perché il posto dove mi hanno messo è il posto più figo di tutto l'aereo! Quanto ci godo! Cioè, in sostanza, è il posto quello dove puoi allungare le gambe, c'è cioè l'uscita di sicurezza sinistra, sono a uno, due passi e mezzo dal bagno, fantastico, vediamo altro, sì, c'ho a sinistra un indiano che non scassa il calcio, anche, anzi simpatico, a destra un italiano diretto in Vietnam per lavoro, vabbè, non diciamo i cazzi gli altri, comunque gente a posto, io sono in mezzo e mi sto vedendo fringe come una povera psicopatica, sono già alla quarta puntata e niente, a che dire, adesso penseranno che sia caduta nel cesso. Comunque, la cosa divertente è che la hostess Angelo, quando le due arpie si sono lanciate per dire no aspetta ma ci siamo noi, non faccio andare via lei, quindi pure bastarde che non siete altro, la hostess cosa ha fatto? Dato che vedeva me dietro fare così, quindi in difficoltà estrema, mi sorrideva con solo una parte, quindi così, con la coda dell'occhio, secondo me mi stava molto fissando e voleva scoppiare a ridere in faccia alle vecchie, ma ovviamente non poteva per la sua carriera. Sta di fatto che mi sono alzata, ho preso tutte le mie cianfrusaglie e la signora destra, quindi la figlia, la più giovane, mi ha pure, credo di aver capito, che mi ha pure domandato se fosse stata disposta a dare il mio posto a loro. Bellissimo, fantastico. Io l'ho guardata, sorridendo gli faccio sì, sì, certo. Dopo tutta la rottura di cazzo dello zaino, il telefono e le minchiate, adesso cosa vuoi fare tu? Cosa vuoi fare? Ma vai a cagare. Niente ragazzi, qua la Fabi sta delirando. Vi farò sapere, vi terrò aggiornati, i miei vicini di posto, ripeto, saranno preoccupatissimi, ma pazienza, non mi interessa. Un bacio a tutti, mi sa che ci sentiamo allo scalo, perché altre riprese qua la vedo grigio. Chissà se mi sentono parlare da fuori. Bah. Ciao a tutti ragazzi! Stop! Jeez.